dirvi addio, dolce paesello mio, che di poco e di anno mi senti un nostalgico nel cuore, triste senza sole, così il destino vuole, la mia vita scorrerà te lontano, amando rivederti a mio nanno. Dedicato agli Grantes, ricordo dei dedicatari del mondo, la data è quella dell'11 agosto 2015. A tutti i dedicatari nel mondo, questa bandiera è suonata fino alla fine del mese, il futuro possa sventolare ogni anno per tutto il periodo, per tutto il mese di agosto. Sere brillanti, misteri, suoni e canti, ancora da vivare il cuore, e parli plenare immenso amore, tanto lontano andrò, con il silenzio e velo, ma non so poi mi trovo, e a me tutto il pensiero, mi stringerò a me. La triste mia danza. Proposto da un emigrante di Deliceto, Paolo Lavista, ma anche concretamente finanziato, evento raccolto dalla Prologo di Deliceto e realizzato nel giro di un anno. Bentornati carissimi migranti e un coloroso saluto a tutti i delicetani qui presenti. Il periodo storico italiano, che va dal trasformismo inaugurato dal ministro De Pretis alla fine del secolo, è uno di quelli più tristi della vita pubblica nazionale. Anche in questo piccolo lembo della capitanata, il decennio 1882-1892 ha avuto un quadro non tanto edificante. Salparono dal porto di Napoli per l'America. Dal registro dei passaporti sul municipio ne raccolgono i nomi: Costantino Mascia, Sebastiano Luigi Mazzei, Pasquale e Vincenzo di Taranto, Michele Campanaro, Francesco Lamatrice, Benvenuto Baldassarro e Benvenuto Petrella. E da questo spaccato di storia entriamo nel vivo di questo concerto. Tu che fuggi dalle miserie del passato, per dimenticare la rabbia della gente, tu che lasci il paese dove sei nato, con i ricordi sempre fissi nella mente. Prezioso monumento è venuta tempo addietro all'associazione Tuoi, che tenacemente ha portato avanti l'iniziativa per ricordare la storia di quanto hanno lasciato la nostra terra e i discepoli, per raggiungere altri riti vicino o lontano, con il cuore comunque rivolto alla terra d'origine. Con le facce da briganti, sempre in fila dell'Islam. Un momento che rappresenta quindi tutta la comunità delicetana, sia residente ma soprattutto non residente, anche perché questo monumento è stato voluto soprattutto da chi sta fuori. Quindi è un patrimonio che abbiamo qui in questo momento a Deliceto, di un certo valore culturale, storico e affettivo. Oggi noi ci troviamo in una situazione che è molto diversa da quella che praticamente ci ha preceduto, perché in quegli anni noi eravamo proprio costretti ad andare, cioè si passeggiava in mezzo alla piazza e si... Come dice una tua canzone? In mezzo alla piazza si diceva, mentre si faceva lo sopra e sotto, si diceva tu ando vai, tu ando esci, tu dove vai. Adesso si potrebbe anche trovare l'occasione di rimanere qui e di avere tante possibilità che noi non avevamo. A questo punto noi dobbiamo però rendere omaggio a chi, partendo, ha portato le nostre tradizioni in giro per il mondo. La domanda che io mi faccio, noi stiamo facendo lo stesso? Ed è un fatto molto importante questo. Oh,
di sogno, radice di conforto e di speranza, mai dimenticata, dolce richiamo nostalgico quotidiano, con i tuoi elci ridenti e ombreggianti desideri di ritorno, accogli graditamente e leghi in una unione inscindibile, innalzando l'eco del monumento agli emigranti, vicini e lontani, che ricordati, grati, sentite grazie ti rendono con l'anima, con la gioia di non essere dimenticati, del liceo amato e di tornare da te a riposare. Evviva tutti gli emigranti! Dice Maluca Purera, tenim sete, ma na piglie luci cene sotto gregna. Quando si può vedere, non si può parlare, salta sulla fata. Sul volto dell'emigrante che parte dalla piccola stazione del mio paese, si legge facilmente che il treno lo porterà lontano. Vi è una diffusa malinconia nei suoi occhi, un senso di smarrimento. Ai suoi piedi, seduta come un cane fedele, una vecchia valigia. Sulle pareti esterne della valigia non si notano stemmi di località turistiche o di grandi alberghi, ma solo modesti rappezzi. Tutto è legato con solido spago. La chiusura, per quanto artigianale, può considerarsi ermetica. È fatta con vigore, quasi con rabbia. Preghiamo per i fratelli e le sorelle e i migranti di tutto il mondo, perché non mancano mai nella loro quotidianità la provvidenza del Padre e il sostegno di gli anni. Un'altra volta ritorno sempre nella mia patria nativa, sarebbe un po' difficile a vivere. Del liceo io mi sono nato, l'ultimo giorno che ho abitato proprio qui a Diriceto è stato il 9 di febbraio 1960, e poi sono andato con gli... E infatti è quella forse più liscia, più delicata, ma penso che chi la toccherà nel tempo sarà lucidissima. Una manifestazione, una cerimonia, un monumento organizzato dai delicetani, ma portata avanti anche da un'associazione, quella che è la Proloco. Voglio dire, ho detto, cioè, usatemi, una cosa proprio. Siamo qua per questo, no? L'abbiamo invitato apposta. Sì, perché io voglio portare insieme all'esperienza che io ho, anche proprio tutto l'amore che mi contraddistingue. E tutto questo mi dà l'occasione di poter qualche volta dire a voi, voi ragazzi, di rivolgervi alla mia esperienza affinché noi possiamo migliorare e andare sempre più avanti, perché noi non dobbiamo invidiare niente a nessuno. Questo mi rivolgo alla delegata. Noi abbiamo una grande cultura, abbiamo una grandissima tradizione, abbiamo una storia straordinaria, soltanto che qualche volta è sottaciuta, e questo non mi piace. Un'ultima cosa, un saluto agli amici di Dericeto che ci stanno guardando. Io vi saluto, ma io vi saluto anche spesso da Sant'Agata, perché io quando mi affaccio sulla mia veranda devo dire che c'ho il castello di Deliceto e anche buona parte dei palazzi di Deliceto. E beh, insomma, io vi saluto da lì e credo che voi non mi osserviate, ma vi dico, c'è il cuore da parte mia, c'è il cuore che attraversa però anche il bosco della Madonna della Consolazione, perché questo grande santuario noi non lo scordiamo mai, io non lo scordo, e spero che questo santuario sia sempre la nostra unione, perché io non considero un delicetese o delicetano, non stavo dicendo,
diverso da un santagatese. Noi siamo tutti la stessa razza, lo stesso popolo e cerchiamo di rimanere sempre uniti.